Bene, riprendiamo il corso sull'elettrodinamica e oggi vediamo, iniziamo la terza parte. Dopo aver visto la prima parte sulle cariche e forze elettriche, la seconda parte su potenziale ed energia potenziale, oggi iniziamo a vedere, e qui la va sotto, scusate, la parte sul nome di elettrostatica, cioè con cariche ferme. Oggi cominciamo a vedere cosa succede quando le cariche si muovono. Ok? Quindi solito sorgente delle figure, informazioni che vi metto. Quindi, come abbiamo appena visto un istante fa, la chiave che regola, che governa i fenomeni elettrici è la forza di Coulomb. La forza che cos'è? È il modo in cui oggetti diversi interagiscono tra di loro. Quindi se un corpo soggetto a una forza, normalmente cambia il suo stato di moto, cioè tra virgolette se era fermo si muove, ma se era in moto accelera o frena. Data la natura della forza elettrica, natura conservativa, una modalità in cui questa può presentarsi è con la differenza di potenziale. Le cariche si muovono o sono spinte a muoversi da punti di potenziale alto a punti di potenziale basso. Quindi per, tra virgolette, convincere le cariche a muoversi, mi serve un dispositivo che produca o genera una differenza di potenziale. Ok? Il primo dispositivo di questo tipo è stato prodotto nel 1799, l'articolo pubblicato sulla Philosophical Magazine, qui a fianco, vedete, l'anno successivo, è di Alessandro Volta, un fisico piemontese, ok? E questo ha avuto un tale impatto sulla tecnologia anche dell'epoca che Napoleone lo propose come per la medaglia d'oro. Qui avete un dipinto in cui c'è Alessandro Volta che descrive la pila a Napoleone. Questo qui è Napoleone. Ok? Tutta la nostra tecnologia, tutti gli impianti elettrici, tra virgolette, che utilizziamo adesso, esistono grazie a quel passo fatto da voi. Andiamo un pochino più in dettaglio. Che cosa si intende per corrente elettrica? Quando ho delle cariche che globalmente e ordinatamente si muovono, posso parlare di corrente elettrica. Attenzione alla parola, il moto deve essere ordinato, cioè deve essere coerente. D'accordo? Immaginate di avere un filo conduttore, come questo cilindro qui disegnato, non so se riuscite a vederlo bene. Se la sezione del filo, questo circoletto indicato dall'area A, viene attraversata da una certa quantità di carica in un certo intervallo di tempo, il rapporto tra la quantità delta Q grande di carica che attraversa la sezione diviso il tempo impiegato per attraversarla dà la grandezza fisica che chiamiamo corrente elettrica. La carica si misura in coulomb, il tempo in secondi, quindi per convenzione diciamo che se la sezione di questo filo viene attraversata da una quantità di carica che misura un coulomb nel tempo di un secondo, allora la corrente assume il valore di un ampere. Questa A sta per ampere, dal nome di André-Marie Ampère, che si è occupato a lungo di effetti della corrente elettrica. D'accordo? Per non so bene quale ragione, l'ampere è una delle quattro grandezze fisiche fondamentali. Una è la lunghezza, i tempi, masse e corrente elettrica. Mi sento un po' strano perché normalmente la carica è la grandezza più fondamentale, però hanno deciso di utilizzare la corrente elettrica. D'accordo? L'unità di misura, l'ampere. L'ampere corrisponde a una carica che attraversa una sezione che va quando la carica ha un valore di 1 coulomb e la attraversa impiegandoci un secondo. Allora dico che attraverso quel filo passa 1 ampere di corrente elettrica. Ok? Perché la carica dovrebbe muoversi? Beh, devo produrre ai capi diversi del mio filo conduttore, potenziali diversi. Ecco dove entra in gioco la batteria. Devo avere un sistema che produca e soprattutto mantenga una certa differenza di potenziale, altrimenti le cariche globalmente non si spostano.
D'accordo? E normalmente si usa la convenzione che le cariche abbiano verso, scusate, segno positivo e quindi la corrente si ha lo stesso verso del moto delle cariche. Va da sé che posso avere corrente elettrica tipicamente in corpi che permettono alle cariche di spostarsi, cioè i conduttori. Quindi un semplicissimo esempio di circuito è questo, dove ho questa scatola che rappresenta il mio generatore di differenza di potenziale, che chiamiamo normalmente batteria, collegato con dei fili conduttori, tipicamente di rame, a un utilizzatore, cioè qualcosa che funziona grazie alla corrente elettrica, che è una lampadina. Okay? Questa struttura viene schematizzata in questo modo. La batteria, cioè in termine tecnico si chiama il generatore di differenza di potenziale, viene schematizzato in questo modo. Sono due barre parallele, una più lunga e una più piccola. La barra parallela si intende quella col polo a un potenziale maggiore, quella più corta, quella col potenziale minore. Tipicamente il più e il meno. Il potenziale positivo è quello relativo alla barra grande, quella alla barra piccola. E quella relativa al potenziale negativo. Quando prendete una pila in negozio, vedete che da una parte c'è scritto più, dall'altra parte non c'è scritto o c'è scritto meno. Dove c'è il più, quel dispositivo, quella pila, produce un potenziale più alto che non nel polo opposto. Ok? Qualunque percorso chiuso possano fare le cariche, qui immaginando che si muovano le cariche positive. Queste, se vengono spostate dal polo più, attraversano questo zigzag che rappresenta l'utilizzatore, nel caso nostro la lampadina, e poi il percorso si chiude sul polo negativo, mentre all'interno della batteria passano da quello negativo a quello positivo. Qualunque percorso che possono fare le cariche nella nostra struttura viene indicato col nome circuito elettrico. Per circuito elettrico si intende qualsiasi percorso, che in questo caso deve essere chiuso ovviamente, possibile per le cariche. Qui ce n'è uno solo perché il circuito è molto molto semplice. D'accordo? Il percorso si chiude perché? Beh, perché all'interno della batteria avvengono fenomeni, processi per i quali le cariche passano dal polo negativo a quello positivo e poi quindi ritornano in circolo. D'accordo? Attenzione a un punto importante, vediamo un attimino più in dettaglio il moto delle nostre cariche. Immaginate questo cilindro grigio che rappresenta il nostro filo di rame, il nostro filo conduttore. Se qui tratteggiata c'è la sezione del filo, okay, di area A, e immaginate nel tempo delta T quali cariche attraversano questa sezione. Beh, riusciranno ad attraversare la sezione tutte le cariche che sono lontane al massimo per la velocità delle cariche per il tempo che mi interessa, cioè per il nostro delta T. Quindi se io prendo un cilindro che abbia una lunghezza di la velocità delle cariche per l'intervallo di tempo, tutte le cariche che stanno in questa sezione del filo attraverseranno questa parte di filo nel tempo delta T. Quanta carica è? Beh, avrò Q piccolo, che è la carica di ciascun portatore di carica, cioè la carica elementare, che sarà in realtà quella dell'elettrone, per il numero di cariche per unità di volume, perché potrebbero essere diversi, quindi n piccolo è la densità di carica, non so se lo vedete, per delta V grande è il volume, attenzione a non confondere delta V grande col potenziale, attenzione, questo è il volume occupato dalle mie cariche. Quant'è questo volume? Beh, è la sezione del filo per la velocità con cui si spostano le cariche per delta T, intervallo di tempo che do alle cariche per spostarsi. Ok? Se divido questa carica per delta T, il delta T si semplifica. Quindi la corrente elettrica nel mio filo sarà proporzionale a densità volumica di cariche, a la sezione del filo, Q carica di ogni singolo portatore di carica per V la sua velocità. Ok? Qui nella figura c'è VD, in inglese drift velocity, cioè la velocità di trascinamento. Okay?
Focalizziamoci un attimo sull'importanza del fattore QV. È tutto chiaro fin qua? Ok? Qual è l'importanza di questo fattore? Beh, questo mi dice che l'intensità di corrente dipende, a parte da questi due termini, dalla carica di ogni singolo portatore per la sua velocità. Quindi è il prodotto di questi due termini. Ma quindi il risultato I sarebbe lo stesso sia che abbia cariche positive che si muovono lungo il campo elettrico, come farebbero le cariche positive, sia che le cariche si spostano verso sinistra contro il campo elettrico. Ok? Se ho cariche positive che vanno a destra o cariche negative che vanno a sinistra, la corrente è la stessa, perché avrei più per più che fa più o meno per meno che fa comunque più. Ok? Questo è un punto importante. Perché? Perché di fatto le cariche di conduzione a livello microscopico non sono i protoni, cioè le cariche positive elementari, ma sono gli elettroni che sono negativi. Questo a causa di una convenzione assunta quando si è introdotto la distinzione tra due tipi di cariche. Ok? Per cui, essendo le cariche negative che si spostano all'interno del circuito, in realtà il moto delle cariche negative degli elettroni è in realtà l'opposto a quello della corrente. Però l'effetto è lo stesso. Che io abbia elettroni che vanno verso sinistra o protoni che vanno verso destra, ok? L'intensità della carica, scusate, della corrente è esattamente identica, proprio perché I è proporzionale al prodotto carica per velocità. Ok? Quindi le due cose sono equivalenti. Per cui spesso si vede, per esempio, la corrente viene indicata nel verso in cui si muoverebbero le cariche positive, anche se sappiamo che in realtà sono le cariche negative, gli elettroni che vanno nel verso opposto. Questo non è un problema, perché? Perché la corrente elettrica è proporzionale al prodotto carica per velocità. Quindi positive verso destra o negative verso sinistra dà la stessa carica, dà la stessa corrente. Ok? Questo è importante. Se vogliamo entrare ancora più nell'aspetto reale della questione, in realtà il moto delle cariche non è un moto così semplice e ordinato. Esiste una componente comune di velocità alle diverse cariche, però le cariche elettriche di conduzione che si spostano in un solido non hanno un moto semplice e regolare. Okay? Perché? Perché non è mica vuoto. Il conduttore è pieno di materiale, c'è tutto il reticolo cristallino del solido. E quindi le cariche di conduzione continuamente vanno a urtare contro il reticolo cristallino del rame, in questo caso, se il filo è un filo conduttore di rame. Per cui osserviamo un moto di questo tipo qui, che è un moto apparentemente caotico. In realtà esiste una componente che chiamiamo velocità di trascinamento, VD, la drift velocity, per cui tutte le componenti delle velocità delle varie cariche di conduzione hanno comunque una componente comune che è quella che determina il verso della corrente. Ok? Non so se mi sono spiegato. L'urto che avviene tra le cariche di conduzione e gli atomi del reticolo cristallino ha anche un'altra importante conseguenza, che però la vediamo tra un attimo. D'accordo? Tecnicamente cosa facciamo? Beh, noi schematizziamo la corrente in questo modo perché è più semplice immaginarla così, però in realtà avviene secondo questo tipo di processo. Ci sono continui urti. Okay? Cosa fa il campo elettrico questo qui, il campo elettrico esterno? Il campo elettrico prodotto dalla batteria che crea differenze di potenziale ai capi del nostro filo. Beh, questo campo elettrico non fa altro che accelerare le particelle di conduzione, le cariche di conduzione, tra un urto e il successivo. Cioè fa acquisire a queste particelle una particolare componente, che in questo caso è diretta lungo il filo, ok? Tra un urto e l'altro. Quindi dà, tra virgolette, una componente ordinata al moto delle particelle. Tenete conto che oltre a questo esiste il moto di agitazione termica, come abbiamo visto l'anno scorso quando abbiamo fatto la teoria cinetica. A una certa temperatura le particelle di un determinato sistema sono in agitazione termica casuale, e quella velocità, la velocità termica, è molto maggiore di quella
delle particelle di conduzione. La velocità delle cariche elettriche in un filo di rame, in condizioni normali, è di qualche decimo di millimetro al secondo, molto piccola. La velocità di eccitazione termica arriva anche a 10 alla 4 metri al secondo. Okay? Però questa piccola componente, ma estesa su tutti i portatori di carica, produce effetti macroscopici che sono quello che noi chiamiamo corrente elettrica. Da dove viene questa componente ordinata? Dal fatto che il campo elettrico riesce, tra un urto e il successivo, tra un urto tra gli elettroni con il reticolo cristallino e il successivo, a far acquisire ad ogni elettrone di conduzione una piccola componente ordinata, cioè lungo il verso del campo elettrico, che produce gli effetti globali macroscopici che noi chiamiamo corrente elettrica. È tutto chiaro? Però in realtà il moto assomiglia a questo qui, non a quello che vedevamo prima. È chiaro che per far muovere le cariche, come abbiamo visto parlando del potenziale, la batteria o comunque qualsiasi dispositivo che crei differenze di potenziale svolge un lavoro. La batteria produce campo elettrico, il campo elettrico agisce sulle cariche, le accelera, quindi svolge lavoro, d'accordo? Una grandezza importante relativa a questo prende il nome di forza elettromotrice. Attenzione al nome, un nome molto poco felice purtroppo, perché non è una forza, è un'energia potenziale per unità di carica. Per forza elettromotrice si intende il lavoro svolto dalla batteria o comunque da chi genera il campo sulle cariche elettriche per unità di carica. Ed essendo energia diviso carica si misura in volta. Ok? Se applichiamo, immaginiamo di applicare alla nostra batteria, alla nostra lampadina, come nello schema di prima, una differenza di potenziale prodotta dalla batteria, allora nel nostro circuito si instaura una corrente elettrica, d'accordo? Ed esiste una relazione piuttosto semplice tra l'intensità della corrente elettrica e la differenza di potenziale che la batteria applica alla nostra lampadina o alla nostra utilizzatore, che è schematizzato con questo zigzag. Questo simbolo rappresenta ciò che usa la corrente elettrica. D'accordo? Questa particolare legge prende il nome di legge di Ohm. Ne sono due in realtà. Immaginiamo di prendere due strumenti di misura, un voltmetro, cioè uno strumento che misuri la differenza di potenziale ai capi della nostra lampadina, e un amperometro, cioè uno strumento che misura la corrente. Notate bene che il voltmetro è posto in serie, cioè scusate, in parallelo alla lampadina, mentre l'amperometro è posto in parallelo, in serie, scusate. Tra un attimo vedremo cosa significa questo. Di fatto la relazione per molti tipi di utilizzatori è una relazione lineare. Cioè, se mettiamo in grafico, qui vedete i pallini rossi, mettiamo in ordinata la differenza di potenziale e in ascissa la corrente elettrica. Allora esiste, e seguiamo le misure di corrente e di tensione, di differenza di potenziale capi della nostra lampadina, vediamo che la relazione è più o meno abbastanza ben descrivibile da una retta. Okay? Questa relazione lineare, questa retta, ha un coefficiente angolare, equivalente alla equazione della retta cartesiana y uguale a mx. E il coefficiente angolare di questa retta, dove, ripeto, in ascissa ho la corrente elettrica, in ordinata ho la differenza di potenziale, prende il nome di resistenza. Quindi, se preferite, potete vederlo anche in questo modo. Se ho un certo elemento del circuito che è sottoposto a una certa differenza di potenziale delta V o V ed è attraversato dalla corrente I, la resistenza di quell'elemento del circuito non è altro che il rapporto tra la differenza di potenziale diviso la corrente che lo attraversa. Dire che
questo elemento di circuito, nel caso nostro la lampadina, verifica la legge di Ohm, significa dire che la corrente che attraversa la lampadina e la differenza di potenziale ai capi della lampadina hanno tra di loro una relazione lineare, sono legati da una retta o sono, se preferite, direttamente proporzionali. Il coefficiente angolare di questa retta prende il nome di resistenza ed è una grandezza fisica nuova e misura, se volete, la difficoltà che hanno le cariche ad attraversare quella parte di circuito. Ok? È tutto chiaro? È una legge piuttosto semplice. Intensità di corrente proporzionale alla differenza di potenziale. Differenza di potenziale diviso corrente uguale resistenza. Ok? Questa relazione della prima legge di Ohm viene utilizzata anche ovviamente per definire la grandezza usata come unità di misura per la resistenza. Se la mia lampadina è sottoposta a una differenza di potenziale di 1 volt e viene attraversata dalla corrente di 1 ampere, dico che la sua resistenza è di 1 ohm. Questo simbolo è una omega grande, una lettera greca O. Oppure, se preferite, per scrivere con lettere latine si usa OHM, cioè il cognome dello scopritore di questa legge. D'accordo? Quindi volt diviso ampere uguale ohm, e quindi equivalentemente ampere uguale a volt diviso ohm, e via dicendo. Ok? Le resistenze e gli utilizzatori nei circuiti vengono normalmente indicati da questa serpentina, da questo zigzag, oppure da un riquadro. Questo è quello che indica l'utilizzatore, cioè un dispositivo che oppone una certa resistenza al passaggio di corrente. Qui avete una foto con alcuni esempi di resistenze. Ne avete visti sicuramente tantissimi, perché se avete mai visto un circuito stampato, ce ne sono tanti collegati. E c'è un codice di colori che serve per comunicare, per quantificare i dati della resistenza e della sua tolleranza, della sua approssimazione. Ok? Qui è necessario fare una precisazione. Normalmente, quando si rappresenta un circuito come questo, quello da cui siamo partiti, quello elementare, dove ho la batteria, cioè il generatore di differenza di potenziale, la mia lampadina, che quindi oppone una resistenza al passaggio della corrente, quindi indicata da questo zigzag, poi che cosa ho? Ho questi segmenti continui, queste righette, che chiudono il circuito. Questo segmento nero rappresenta in realtà i fili di rame del circuito che chiudono il circuito elettrico, permettendo il passaggio delle cariche elettriche, perché sono conduttori. Ok? Questa in realtà è una idealizzazione della situazione reale, in cui si immagina, si semplifica la vita dicendo: beh, tutta la resistenza del mio circuito è condensata in questo elemento. Tutte le altre parti del circuito, tutto questo filo qui, è idealmente senza resistenza. Quindi, essendo senza resistenza, tutti questi fili sono punti allo stesso potenziale. Ok? L'unica caduta di potenziale ce l'ho attraverso la resistenza o attraverso la batteria. Ok? Si idealizza il circuito rappresentando in questo modo come se tutta la resistenza fosse concentrata qua dentro. In realtà vedremo tra un attimo che la differenza di potenziale e la resistenza è distribuita un po' dappertutto, cioè anche lungo il filo. Però così si, tra virgolette, semplifica la situazione. Ok? Quindi la nostra serpentina che rappresenta la lampadina sarà sottoposta a una differenza di potenziale, cioè se per esempio A è il potenziale a monte, quindi la corrente va verso destra, il potenziale in A è più alto, in B è più in basso, e la relazione tra la caduta di potenziale VA meno VB, okay,
e la corrente elettrica che attraversa la nostra resistenza è schematizzata, nei casi più semplici, ripeto, dalla legge di Ohm. D'accordo? Quindi sono due grandezze, in questo caso, direttamente proporzionali. Più grande la differenza di potenziale, più alta sarà la corrente e viceversa. Ok? Immaginando idealmente che tutto il resto del circuito sia privo di resistenza, ha solo il compito di far passare le cariche senza opporre resistenza. In realtà, se andiamo a vedere microscopicamente come è legata la resistenza in un conduttore alla struttura del conduttore stesso, vediamo tre fattori importanti: le dimensioni del nostro conduttore e la sua natura, il tipo di materiale di cui è fatto. Questa, la descrizione quantitativa di questa relazione, prende il nome di seconda legge di Ohm. Se immaginiamo di avere un filo a forma cilindrica, okay, di lunghezza L e di sezione di area A, allora la resistenza di questo pezzo di conduttore è proporzionale a quanto è lungo, più lungo è, più grande la resistenza, invece è inversamente proporzionale alla sua sezione, più la sezione è grande, più la resistenza è piccola, ok? Ed è legata a questa rho che è legata al materiale. Questa rho prende il nome di resistività o resistenza specifica. Potete ricavarla, per esempio, invertendo questa relazione. Questa qui a sinistra prende il nome di seconda legge di Ohm. Se ricavo rho, che sembra una P latina, in realtà è una R greca, si scrive RHO, è uguale a R per l'area diviso L. Area diviso L, area metri quadri, L metri, metri quadri diviso metri fa metri, quindi rho si misurerà in omega, quindi ohm per metro. Okay? E ogni materiale ha la sua. Ovviamente i conduttori, i metalli, hanno una resistività molto piccola. Qui per esempio il rame ce l'ha dell'ordine di 1.68 in 10 alla meno 8, molto molto bassa. E questo caratterizza i conduttori, quelli che hanno una resistività molto bassa, chiedo scusa. Mentre per esempio il vetro sta tra 10 alla 10 e 10 alla 14, ce l'ha molto alta, quindi è molto difficile far passare corrente attraverso il vetro perché è un isolante. D'accordo? Qui avete un link a un video estremamente semplice e ben fatto sulla corrente. E invece volevo proporvi due simulazioni del FET sulla corrente, molto molto semplice. Qui avevo anche l'audio, non so se si sente, casomai. Ok, andiamo a vedere, dopo aver studiato le leggi di Ohm, due simulazioni del FET. L'ho registrato questa istante, spero che si sente. Sulle leggi che riguardano la resistenza. Andiamo un po' avanti perché... Quindi apriamo un'altra del FET. Qui, allora, la prima in questa simulazione, legge di Ohm, appunto. Aspettiamo che si carichi, pigiamo su play e qui vediamo rappresentato, ecco, un semplicissimo circuito con tre batterie da 1 volt e mezzo in serie, quindi 3 e 4 volt e mezzo in totale, portato qua sotto. Qui c'è la resistenza indicata da questo cilindro arancione con i pali neri rappresentano il reticolo del metallico, del microscopico, del conduttore, quindi la loro abbondanza sta a indicare la grandezza della resistenza. Qui è indicato il valore della corrente, 9 mA, e con questi due cursori possiamo cambiare il valore della tensione applicata, quindi il numero di batterie e la resistenza. Quindi se aumento la tensione, aumenta anche, vedete, il simbolo I della corrente. Corrente e tensione applicata sono proporzionali. Più batterie metto, più grande sarà la corrente, che è indicata anche per la lunghezza delle freccine rosse, che vedete dentro la circuito. Ok, prima, ecco, se invece aumento la resistenza, la corrente... Ops, ok, andiamo a vedere, dopo aver studiato le... inavvertitamente toccato, chiedo scusa. Aumenta la tensione applicata. A illustrare visivamente
la prima legge di Ohm. Cambiando R cambia il numero dei pallini rossi, dei pallini neri. Ce n'è un altro. Il prossimo è sulla seconda legge di Ohm. La seconda legge di Ohm è, eccola qui, quindi che rappresenta la resistenza di un filo conduttore, rappresentato da un cilindro che qui è arancione con i pallini neri, eccolo qua, e qui vedete che la resistenza è data dal prodotto tra la resistività specifica, che quindi è caratteristica del materiale, la lunghezza del filo e inversamente proporzionale all'area della sezione. Quindi se aumentiamo la resistività, quindi l'abbondanza dei pallini neri, la resistenza aumenta. Okay. Resistenza e resistività sono direttamente proporzionali, così come la resistenza R grande e la lunghezza R del filo. Per aumentare la lunghezza aumenta anche la resistenza, diminuisce, diminuisce la resistenza, diminuisce. Invece se aumento l'area della sezione del filo, quindi questo c'è, magari il nostro cerchio, la resistenza invece cala. Più grande è la sezione del filo, più piccola la resistenza. Invece se il filo è molto sottile, la resistenza è grande. Se raddoppia l'area, dimezza la resistenza. Se l'area dimezza, la resistenza raddoppia. Per questa ragione, spesso vedete che quando ci sono cavi elettrici che devono portare intensità di correnti elevate, sono molto grossi. Perché la sezione grande implica resistenza più piccola, mentre in un circuito, che ne so, di un elettrodomestico, una radio, ecco, dove circola poca corrente, anche se i fili sono sottili, tutto sommato va bene lo stesso. Ok, andiamo a vedere, dopo aver studiato le leggi di Ohm, due simulazioni. Vediamo ecco questo. Questo invece è una simulazione nella quale usiamo un kit che è un laboratorio virtuale per costruire un circuito elettrico. Questo è abbastanza divertente, vi invito proprio a farlo. Vediamo se riesco a partire. Bene, oggi vediamo, utilizzando le simulazioni del FET, adesso andiamo su simulazioni fisiche, creazione di circuito in corrente continua. Seleziono questa opzione, faccio partire su play la simulazione ed entriamo nel nostro laboratorio virtuale. Andiamo direttamente nel laboratorio. Nell'introduzione ci spiegano cosa fare con i singoli elementi, in realtà noi la saltiamo. L'importanza di questo kit, questa simulazione, l'ho vista illustrata in un congresso diversi anni fa, dove erano proprio venuti quelli di Boulder in Colorado a spiegare. Mi ricordo, mi sembra utile, e loro hanno dimostrato che istruendo gli studenti utilizzando il laboratorio virtuale, quando poi si andava in laboratorio reale, lo studente era molto più abituato, aveva molta più facilità a costruire il circuito che gli serviva e a produrre l'esperimento che andava a simulare, rispetto a uno studente che non aveva prima lavorato in laboratorio virtuale. Noi, ahimè, in questa situazione di misure di sicurezza restrittive, con distanziamento, eccetera, nel laboratorio virtuale riusciamo a lavorarci, quello fisico è un pochino più difficile. Quindi questo comunque mantiene una valenza didattica, secondo me, importante. Quindi abbiamo il tavolo azzurro del laboratorio, due strumenti di misura importanti, il voltmetro, per misurare qui, il potenziale, la destra, e l'amperometro, per misurare l'intensità della corrente. Qui abbiamo diversi elementi con cui costruire il circuito, il cavo, il conduttore, senza resistenza, la batteria, il generatore di potenza potenziale, una resistenza e l'interruttore. Andiamo a prendere la batteria, mettiamo in verticale sul nostro tavolo, e andiamo, in realtà la simulazione ci direbbe già quant'è la tensione che ha la batteria, ma andiamo a misurarla. Prendiamo il voltmetro, mettiamo il puntale nero su meno, il puntale rosso su più, e il voltmetro dice che la tensione è di 9 volt. Quindi tensione è sinonimo di differenza di potenziale. Batteria di 9 volt. Liberiamo la batteria, la colleghiamo con il conduttore all'interruttore, che ci servirà per aprire il circuito, poi inseriamo una resistenza, ok? Si può mettere anche una lampadina.
a questo punto che siamo qui nel circuito, collegando il polo negativo, diciamo così, così. Abbiamo la resistenza collegata in serie al nostro generatore. Allora, misuriamo la corrente con un amperometro, il amperometro va posto in serie, possiamo fare così, per esempio, mettiamo questo, inseriamo in questo punto l'amperometro, quando in questo modo ci dice... Qui il mirino dell'amperometro significa dire dove lo piazziamo, misura la corrente che passa attraverso quel punto del circuito, ok? Quando lei guarda la corrente che attraversa questo punto. A circuito aperto certamente è zero. Qui andiamo a mettere aperto. Il nero è negativo, il rosso è positivo. Resistenza. Io metto il circuito aperto e il campo di resistenza non c'è nessun effetto di potenziale perché ecco, la corrente c'è il circuito aperto. Se chiudo avremo che la corrente qui è di 9 volt. E 0,9 ampere. La batteria era di 9 volt, quindi in base al legge di Ohm il valore della resistenza volt diviso ampere, quindi cioè la 9 diviso 0,9 fa 10 ampere. Di 10 ohm. C'è 10 ohm. La legge di Ohm dice che la caduta di potenziale delta V attraverso una resistenza diviso con la resistenza stessa dà il valore della corrente. E qua vi mostrano gli elettroni che vanno nel verso opposto alla corrente. Il livello di potenziale di 9 volt diviso 10 ohm fa 0,9 ampere. Se vuole aprire il circuito, in realtà se andassimo a cliccare sul mouse sulla nostra resistenza, cliccando sulla resistenza, già pulsante destro ti dà la resistenza della batteria. Qui in laboratorio toglie quella resistenza e ne mette un'altra. Ad esempio, supponendo di avere una di 20 ohm, cioè il doppio di prima, in questo caso e avremo la metà della corrente a parità di batteria. Il doppiato di resistenza a parità di differenza di potenziale a capo della batteria, la corrente sarà la metà. Ho raddoppiato la resistenza e la corrente vale la differenza di potenziale, in questo caso data dalla batteria, diviso la resistenza che è doppia, quindi non avrò più 0,9, ma avrò più la metà, di 0,45, la metà della corrente di prima. Scusate, mettiamo il puntale qui, ecco. La tensione di 9 volte, 9 diviso 20, 0,45. E apriamo il circuito, ritorniamo alla resistenza di prima, 10 ohm, ecco, 10 ohm, immaginiamo di aumentare invece la differenza di potenziale a capo della batteria, se invece che 9 volt ne impostiamo il doppio. Ecco, qui fossimo in laboratorio prenderemo due batterie una dietro l'altra. Invece in questo caso, possiamo anche farlo, in questo caso è più semplice col mouse pulsante destro, apriamo le caratteristiche della batteria e aumentiamo la sua differenza di potenziale. Quindi da 9 andiamo a 18 volt. Se la nostra differenza di potenziale della batteria andrà a 18 volt, con una resistenza di 10 ohm, quindi 1,8 ampere. 1,8 ampere. 18 volt diviso di 10 ohm 1,8 ampere. Ok? Quindi la relazione tra l'elettricità di corrente che attraversa un elemento di circuito e la corrente che lo attraversa e la differenza potenziale sui capi riguardo al giudizio di ohm è facilmente illustrata, abbastanza ben illustrata direi da questa simulazione. Grazie. Attenzione, qui si può anche cliccando su questo commutatore tra elettroni e convenzionale, qui è meglio, non lo posso fare perché il video è registrato, cliccando su questo mostra il verso della corrente, quindi da più a meno, che è opposto a quello degli elettroni. Okay? Quindi si possono visualizzare tutte e due le cose. E qui ormai questo era fatto. Grazie, attenzione.
Qui invece c'è un altro video dove la legge di Ohm è verificata con gli strumenti reali. C'è il link qua sotto, vi invito a dargli un'occhiata. D'accordo? Il prossimo punto riguarda l'interpretazione della legge di Ohm. Non so se abbiamo, quanto ci manca ancora? Forse la facciamo. Possiamo vedere se riusciamo a, utilizzando la definizione di corrente e quanto abbiamo appena visto, interpretare la legge di Ohm. La legge di Ohm che per sua natura è sperimentale, cioè è stata ottenuta in laboratorio. Immaginiamo il nostro conduttore cilindrico con una differenza di potenziale ai suoi capi, V1 e V2. Okay? La corrente in questo caso va verso destra, il campo elettrico va verso destra, quindi V1 è più grande di V2, e nel nostro conduttore ci sono presenti le cariche di conduzione, supponiamo per semplicità che siano cariche positive. Allora, abbiamo già visto come si esprime la quantità di carica che attraversa la nostra sezione nel tempo delta t, numero n da densità volumica di cariche, cioè quante cariche al metro cubo, Q è la carica di ciascun portatore di carica, in questo caso quella dell'elettrone, A la sezione del nostro filo, V la velocità di trascinamento, quella ordinata, e delta T il tempo durante il quale questa carica passa. Dividendo per delta T abbiamo la corrente, okay? E sappiamo che la presenza del campo elettrico accelera le cariche. Okay? Il campo elettrico in questo caso è uniforme in tutto il nostro volume, per cui l'accelerazione sarà costante e la velocità, se le cariche sono inizialmente ferme, come succede dopo che si scontrano con il reticolo cristallino, aumenterà di una grandezza che sarà l'accelerazione prodotta dal campo per tau, che è l'intervallo di tempo medio tra un urto e il successivo. L'accelerazione, come la trovo? Secondo la legge della dinamica, è la forza a cui sono soggette le cariche, carica Q per campo elettrico E, diviso la loro massa M, M massa di ciascuna carica elementare. Quindi la velocità acquisita dalle cariche durante il tempo tau tra un urto e l'altro a causa del campo elettrico vale Q per E diviso M per tau. Ma il campo elettrico posso anche esprimerlo come la differenza di potenziale ai capi del mio filo diviso la lunghezza del filo stesso. Okay? Per cui sostituendo ottengo che la corrente elettrica vale densità volumica di carica, per area della sezione, per di nuovo carica, campo elettrico diviso massa. Infine per il tempo tau tra un urto e successivo. D'accordo? Possiamo riordinare questo e otteniamo che I vale N a Q alla seconda diviso M per delta V su L. Qui vediamo che abbiamo I proporzionale a delta V. Riordinando abbiamo la corrente elettrica che attraversa il nostro filo è proporzionale alla differenza di potenziale. Ecco la prima legge di Ohm. La costante di proporzionalità è 1 su R. Quindi se confronto con la legge di Ohm ottengo che la resistenza, cioè il delta V diviso I, è data dalla massa delle particelle conduttrici trasportatrici di carica per la sezione del filo diviso la densità volumica di cariche per la carica, in questo caso dell'elettrone al quadrato, per tau per L. Questa è la seconda legge di Ohm, perché posso isolare A ed L e ottengo la stima di ρ della resistività. La resistività del mio materiale è proporzionale alla massa di ciascuna carica diviso la densità e la carica al quadrato e diviso soprattutto il tempo tra un urto e l'altro. Quindi più gli urti sono rari, quindi più il tempo tra un urto è lungo, più bassa la resistività e migliore la conduttività del nostro materiale. È un po' come se noi dovessimo attraversare una stanza piena di persone, se le persone sono dense, cioè se la cosa è densa, è più difficile attraversarla, sono più rarefatte, è più facile. Ok? E quindi questo interpreta questa, se volete, modello, ecco, classico della struttura atomica, ci permette di avere un'idea, un'interpretazione
di come funziona la resistenza. In realtà questa è sovrasemplificata, funziona, ma in realtà l'interpretazione corretta richiede la fisica dei materiali e quindi la meccanica quantistica. Però ci dà già un'idea del perché, o meglio, del da dove viene la proporzionalità tra corrente elettrica e differenza di potenziale, e qual è il parametro, che in questo caso è il tempo tra un urto e il successivo, che influenza il valore della resistività. D'accordo? Per oggi ci fermiamo qui.